tre grandi corridori. Roman Kreuziger, che è emigrato dalla Liquigas all'Astana proprio per diventare capitano per il Giro d'Italia per la forte formazione kazaka. E qua intanto è Marzano a tirare le fila del gruppo. Il campione ceco Roman Kreuziger, dopo aver conquistato in maglia Liquigas il Giro di Romandia, il Giro di Svizzera, ha pensato bene di andare a cercare gloria in un nuovo team. È diventato il capitano del team Astana e sarà il capitano appunto di questa formazione kazaka, forte formazione kazaka, al prossimo Giro d'Italia. Si sta mettendo alla prova e quest'oggi sta dimostrando veramente di uscire da questo Giro del Trentino con una condizione invidiabile. E allora abbiamo visto, inquadrato dai nostri operatori, il cartello che segna l'inizio della salita anche per il gruppo. Intanto Agnoli si porta in testa al gruppo, dietro di lui c'è suo compagno Salerno. Sono 11 chilometri e 400 metri di salita. La pendenza varia dal punto massimo, ovvero 7,2, al punto minimo, che è proprio la fine della salita, dal chilometro 9 e 800 metri fino all'arrivo, che la pendenza media è del 2,3%. Ci sono dei tratti con tornanti dove lì, per alcuni brevi tratti, la pendenza va anche oltre il 10%. Continua la collaborazione tra i tre in fuga. Sì, continua la collaborazione tra i tre in fuga, una salita, come hai ricordato, abbastanza pedalabile. Gli appassionati non avranno certamente dimenticato le rampe di questa salita, dallo stesso versante che i corridori stanno percorrendo quest'oggi. 1999, una delle grandi imprese di Marco Pantani, che conquistò appunto la tappa con arrivo a Madonna di Campiglio. Tra i tre in fuga anche Emanuele Sella, che con i compagni di squadra dell'Androni Giocattoli, anche lui viene da un periodo, da uno stage in altura, sono stati infatti al Sestriere, dove ritorneranno proprio questa sera. Intanto 2:35 il ritardo del gruppo con Valerio Agnoli. Vediamo da questa inquadratura se ha preso un margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Sì, una cinquantina di metri. Vediamo se, come ieri, Agnoli ha fatto questi tentativi più per sé che non per incidere veramente nella corsa. Silvio, infatti, vedo che già il gruppo, con un'andatura costante, sta tornando sotto al Fiuggino. Valerio Agnoli, compagno di squadra prezioso, lo sarà al Giro d'Italia per Vincenzo Nibali. Sì, Valerio Agnoli, anche lui continua con il suo programma di lavoro, l'abbiamo visto anche ieri salendo verso Fai della Paganella, cimentarsi in questi scatti, mentre qui torniamo davanti e sottolineiamo anche la presenza appunto di Jaroslav Popovic, questo corridore ucraino, una grande star nel ciclismo dilettantistico, passato al professionismo, si piazzò subito terzo ad una edizione del Giro d'Italia, poi si è come accontentato di aiutare gli altri ed è diventato negli anni una delle spalle più importanti per il campione texano Lance Armstrong. E ci raccontava proprio durante il Giro dei Paesi Baschi Paolo Savoldelli che Popovic aveva grandissime caratteristiche come corridore dal punto di vista del motore fisico, però non riusciva a reggere la pressione che ti arriva quando la gente si aspetta da te il risultato, quando una squadra ti affida i gradi di capitano. Quindi lui ha fatto comunque una grande carriera, si è messo al servizio di capitani, e qua intanto Agnoli è stato ripreso. Popovic è certo che tra i dilettanti ha veramente fatto dei record che rimangono ancora imbattuti come vittoria. Jaroslav Popovic ormai alla soglia dei 31 anni compiuti, esattamente il 4 gennaio, è nato nel 1980, quindi ha la possibilità di, davanti a sé, ancora di diversi anni di carriera, un corridore che, come hai ricordato e come ti ha appunto ricordato anche Paolo Savoldelli, che ci ha corso insieme, è veramente dalle grandi qualità. Mentre Roman Kreuziger ha vinto l'ultima volta al Giro di Sardegna, esattamente la tappa di Nuoro, tappa che con quella vittoria poi gli valse anche la classifica finale del Giro di Sardegna del 2010. L'anno scorso comunque per lui un buon Tour de France nelle prime 10 posizioni. Kreuziger, che però forse si aspettava qualcosa di più da quel Tour de France,
Kreuziger che vuole sentirsi responsabilizzato. Lui, nato e cresciuto come professionista alla Liquigas, ha voluto fortemente cambiare aria per giocarsi le sue carte in prima persona. Intanto appare sereno e serafico Michele Scarponi con Machado alla sua ruota. Ben impressionato il corridore portoghese che vedremo protagonista sicuramente anche sulle strade del Giro d'Italia. Sì, veramente interessante questo corridore portoghese. Abbiamo sentito anche dall'intervista che ti ha concesso prima della partenza, motivato, assolutamente consapevole delle proprie possibilità. Sarà uno dei capitani della Radio Shack al prossimo Giro d'Italia, mentre viene raggiunto Angel Vicioso. Angel Vicioso, lo spagnolo che l'anno scorso correva per l'Andalusia, professionista dal 1999, tante vittorie in carriera, 22, diciamo che il 95% delle vittorie Vicioso sono state ottenute in terra iberica. Il velocista quest'anno passato in forze alla squadra di Savio e Bellini, che vedremo tra l'altro protagonista anche al Giro d'Italia, perché la formazione Androni Giocattoli qui presente è quella che poi correrà il Giro d'Italia a maggio, come correrà il Giro d'Italia a maggio ed è molto atteso questo signore Michele Scarponi. Per lui due vittorie in stagione a Gesturi in Sardegna e poi a Chieti alla Tirreno Adriatico, ma soprattutto non ha vinto, ma ha fatto una grandissima impressione il suo numero sulla Cipressa quando è partito dal gruppo inseguitori e si è riportato sui primi in solitario. Sta vivendo veramente un momento straordinario Michele Scarponi, anche in questo Giro del Trentino ha dimostrato di essere assolutamente il più forte, soprattutto quando la strada sale. Direi che si è reso protagonista anche di un'ottima prova a cronometro e questo in chiave Giro d'Italia è certamente positivo, mentre la corsa, questo è il gruppo tirato da Marco Marzano, una delle spalle più importanti per Michele Scarponi, saranno lui e Niemez quelli che dovranno cercare di stargli vicino il più possibile quando la strada sale. Marco Marzano è lui che conduce il gruppo. E infatti proprio al termine del Giro del Trentino poi Marzano, Niemez e Michele Scarponi rimarranno in altura a lavorare per prepararsi al Giro d'Italia. Hanno scelto la Val Senales per affinare la loro condizione fisica. Saranno i due scudieri più importanti per Michele Scarponi. Intanto Silvio, al chilometro 8 il vantaggio dei tre ormai fuggitivi, eccoli qua inquadrati, nei confronti del gruppo è di 2 minuti e 20 secondi. Allora ricordiamo che qui al Giro del Trentino, chilometro 7 per i tre fuggitivi. Ricordiamo che qui al Giro del Trentino non c'è la possibilità di utilizzo delle radioline per i corridori, quindi non sono informati del distacco se non dalle tabelle che la scorta tecnica gli mostra, e questo abbiamo sentito nei giorni scorsi, Silvio, crea un po' di problemi quando c'è la fuga per il controllo, perché magari passano 20 minuti senza sapere quale sia la condizione, quale sia soprattutto il passo del gruppo da tenere per non concedere troppo ai fuggitivi. Intanto Roland, eccolo inquadrato, che raggiunge Montaguti e lo supera. Montaguti comunque ottimo protagonista della tappa di oggi. Montaguti stanchissimo, che si fa riprendere dal gruppo, anzi viene ripreso dal gruppo perché non aveva più la forza di rimanere con i migliori. Sì, hai detto bene Andrea, in questa categoria di corse non è concesso l'uso delle radioline, quindi i corridori non sono abituati a gestire questi momenti. Ciò nonostante la Lampre SD la sta gestendo con assoluta tranquillità, nel senso che a tutto vantaggio di Scarponi mantenere il suo ritardo dei tre di testa entro i tre minuti, e soprattutto che i tre davanti si vadano a giocare gli abbuoni, perché ai primi tre posti della classifica di tappa verranno assegnati gli abbuoni 10, 6 e 4 secondi ai primi tre nell'ordine, quindi Scarponi ha la situazione sotto controllo. Mi aspetto chiaramente un'accelerata da parte del gruppo nel tentativo di andare a riprendere i fuggitivi, non sarà semplice comunque perché davanti abbiamo tre signori corridori. Tre corridori, poi abbiamo visto Pierre Roland, un corridore francese in forza all'Europcar. Europcar è la squadra, eccolo qua inquadrato, Europcar è la squadra di Thomas Vauclair, vincitore splendido della tappa di Bezzecca, poi di Charteau che ieri si è messo in luce la maglia Pua 2010 del Tour de France. Lui ha tre vittorie in carriera, ha vinto una tappa alla Tropicale a Missabongo, una tappa al Tour du Limousin nel 2007 e poi nel 2010 il Circuit de Lorraine. Questi risultati in carriera di questo giovane che tenta l'assolo
per riportarsi sui tre fuggitivi, Popovic, Emanuele Sella. Emanuele Sella tra l'altro è passato quest'anno dalla Carmioro alla Androni e ha ritrovato nuova linfa, nuova vita. E l'anno scorso lo ricordiamo terzo al Giro d'Austria dietro a Riccardo Riccoia Pardia, il suo compagno di squadra di allora, e subito un grande inizio di stagione al Giro di Sardegna per Emanuele Sella e poi la Coppi e Bartali con la vittoria. Intanto vedete quello che si diceva prima, il problema di controllare il passo da parte del gruppo, perché naturalmente, spieghiamo Silvio, Scarponi non ha interesse andare a riprendere questi tre. Non ha interesse, ma deve mantenere il proprio ritardo entro 3 minuti, perché Roman Kreuziger, il meglio piazzato in classifica, ha proprio 3 minuti di ritardo dal leader Michele Scarponi. Quindi è una situazione chiaramente che Michele Scarponi con la propria squadra deve tenere attentamente sott'occhio per non rischiare di perdere questa corsa che ha finora dominato proprio l'ultimo giorno. Emanuele Sella, l'abbiamo visto protagonista alla classica sarda quest'anno, Silvio, quando è stato battuto in volata da Pavel Brut, aveva sbagliato un rapporto, così ci aveva detto alla fine della gara. Poi tu, che ti sei allenato spesso con Emanuele Sella, gli hai ricordato che se lui dovesse fare una volata con due corridori non arriverebbe terzo ma quarto. Chiaramente scherzavo con lui, perché insomma era giovanissimo, già professionista quando io correvo ancora, ci allenavamo spesso insieme e effettivamente la dote della velocità e della scaltrezza non sono propriamente le sue qualità migliori. Si esprime molto meglio in salita e purtroppo questa, insomma, la scarsità dello spunto veloce e di questa, diciamo così, anche cattiveria agonistica molto spesso lo lascia a bocca aperta per quanto riguarda i risultati. Comunque Emanuele Sella tornato senza dubbio ad ottimi livelli, sono curioso di vederlo all'opera al Giro d'Italia perché il percorso si addice particolarmente. E poi si può anche migliorare in quella fondamentale con il sacrificio e l'impegno che Emanuele Sella ci sta mettendo, battuto intanto 6 km anche per Roland, che ha un ritardo, ci segnala Radio Corsa, di 2 minuti dai tre fuggitivi. Adesso passa il gruppo, vediamo il ritardo, era di 20 secondi circa il ritardo da parte del gruppo nei confronti di Roland, quindi al passaggio dei meno 6 dovremmo essere intorno ai 2 minuti e 20, 2 minuti e 30, quindi un gran recupero nell'ultimo chilometro per il gruppo che, una volta avvisato del vantaggio, subito Scarponi ha messo i suoi uomini davanti per fare un'andatura più sostenuta. Emanuele Sella, che poi ha vinto la settimana internazionale Coppi e Bartali, vincendo la grandissima, la tappa di Gaggio Montano, e poi vincendo anche la classifica finale, un lieto ritorno alla vittoria per lui. Emanuele Sella, che con i compagni di squadra che correranno il Giro d'Italia ritornerà a rifinire la preparazione ai 2000 metri del Sestriere, per poi scendere a Torino 3 giorni prima della partenza del Giro. Quindi un po' tutte le squadre si stanno organizzando appunto per farsi trovare alla partenza da Torino il 7 maggio nella migliore condizione possibile, ed è tornata molto di moda, sono tornati molto di moda questi stage in altura, infatti Lampre e ISD sull'Etna, Androni Giocattoli al Sestriere, tutto questo reso possibile anche dal bel tempo che è fermo sull'Italia da diverse settimane. Per fortuna, esatto. Emanuele Sella, anche perché ricordiamo e facciamo gli auguri a tutti, siamo in prossimità della domenica di Pasqua, oggi venerdì santo, e intanto corridori della Astana, Pozzovivo in quarta posizione della Colnago, allora qua abbiamo Marzano, poi dietro Niemez, Scarponi, poi Domenico Pozzovivo, poi abbiamo visto anche una maglia della Geox, Duarte, il vincitore della tappa di ieri. Pozzovivo, c'è anche Masciarelli, ho visto nelle prime posizioni del gruppo con la maglia della Stana, e anche Kiserlowski, che si è ben comportato in questo Giro del Trentino. Piano piano il gruppo si sta assottigliando, non sono rimasti più di 25-30 atleti a formare il gruppo all'inseguimento di questo terzetto che sta portandosi velocemente verso il traguardo di Madonna di Campiglio. Sempre accordo tra i tre, si dividono da buoni compagni gli sforzi e la fatica, sentono la possibilità di poter arrivare e tutti e tre in cuor loro hanno la speranza di conquistare la tappa. 5 chilometri per il gruppo, sempre guidato dagli uomini della Lampre. Naturalmente gli uomini della Stana non hanno alcun interesse ad andare il cambio ad Armanforte agli uomini della Lampre, i compagni di squadra di Roman Kreuziger.
C'è naturalmente in palio la maglia fucsia che vedete portata da Michele Scarponi, ma ci sono anche i piazzamenti che sono importanti. Allora andiamo a vedere la classifica questa mattina. Intanto Thiago Machado lo vediamo lì e dietro Mihaljevic. Scarponi leader, 7 secondi di ritardo per il portoghese. Poi Luca Ascani, 33 secondi, terzo in classifica, si deve guardare da Steve Morabito che ha 34 secondi di ritardo, quindi un secondo solo di vantaggio per Ascani su Morabito e 2 secondi di vantaggio per Ascani su Domenico Pozzovivo. Poi Robert Kieserlowski ha 42 secondi da Scarponi e quindi, se faccio bene i conti, sono 8 secondi di ritardo da Luca Ascani, anzi 9 secondi di ritardo da Luca Ascani. E poi entro il minuto c'è solo Vladimir Mihaljevic, il croato dell'Acque Sapone, a 58 secondi dal leader. Quindi i tre corridori che vediamo inquadrati adesso si stanno preparando a vedere se riusciranno ad arrivare loro al traguardo di Madonna di Campiglio per la vittoria di tappa. Dietro ci si gioca la vittoria della generale. Questa a grandi linee la situazione attuale, anche se il gruppo è in rimonta nei confronti dei tre fuggitivi. Comincia ad affiorare, quando siamo a 4 dall'arrivo, comincia ad affiorare naturalmente un po' di stanchezza sui tre di testa. Vediamo in questa fase sempre Emanuele Sella particolarmente generoso, che fa dei turni più lunghi rispetto ai due compagni di fuga in testa al gruppo. È lui lo scalatore probabilmente più forte del terzetto di testa, Emanuele Sella, che con molta generosità si prende la responsabilità di portare il maggior contributo a questo tentativo. Sempre molto sereno e impassibile nel volto Michele Scarponi. Intanto parte Domenico Pozzovivo. Parte Domenico Pozzovivo quando il gruppo è ai 4 chilometri praticamente dalla vetta. Scatto di Domenico Pozzovivo in classifica a 35 secondi di ritardo nei confronti di Michele Scarponi. È sceso molto il vantaggio, è sceso molto, non abbiamo un riferimento preciso, ma arriva i tre di testa. Momento, arriva in questo momento il riferimento, lo fornisce Radio Corsa, 1 minuto e 20 secondi, molto vicini. Avevo avuto l'impressione che i tre di testa non fossero passati molto in là al cartello di meno 4, segue Pozzovivo Ardila Cano della Caffè de Colombia, che anche lui, un colombiano particolarmente a proprio agio quando la strada sale. Domenico Pozzovivo, che abbiamo visto anche ieri tentare di sorprendere la compagnia, non sono pendenze adatte allo scalatore della CSF Colnago, ma sempre generoso, anche lui me lo aspetto pimpante al prossimo giro. Sì, un Giro d'Italia che è ben disegnato alle sue caratteristiche. Domenico Pozzovivo si volta, Ardila Cano sempre a ruota, ma vedo implacabili gli uomini del gruppetto dei migliori avvicinarsi, mentre dall'inquadratura prima molto felice perché ci ha permesso di vedere dal punto di vista visivo il distacco. Ecco di nuovo bravissimo Simula che va a cogliere proprio gli inseguitori, il gruppetto degli inseguitori, quindi hanno anche un controllo della situazione visiva. Intanto tanta gente lungo la strada, ne abbiamo vista tanta in tutti i chilometri fatti nel Giro del Trentino, anche se abbiamo visto oggi tanta gente sciare, Silvio, perché si scia ancora qua nel comprensorio, che tra l'altro ci dicevano allungherà le proprie piste, arriveranno a 150 chilometri, una perla, la Madonna di Campiglio, infatti patrimonio dell'UNESCO se non ricordo male, con le Dolomiti di Brenta. Intanto respira a bocca aperta Domenico Pozzovivo, dietro di lui caracolla Ardila Cano che si volta e capiscono che ormai non possono più evadere in solitaria, mentre molto importante, la scorta tecnica sta mostrando il ritardo e naturalmente Michele Scarponi avrà fissato tutti e due occhi bene su quella tabella. Prendendo spunto dallo scatto di Domenico Pozzovivo, Michele Scarponi ha scatenato il compagno di squadra Preneslav Niemec ad allungare ed è esploso il gruppetto di 25 atleti che erano all'inseguimento dei tre. Come vedi, dietro a questa coppia Pozzovivo e Ardila Cano sono rimasti 7-8 corridori. Scarponi sempre seguito da Duarte, come accaduto ieri, c'è Ascani, c'è Kieserlowski, c'è Machado, tutti i migliori della classifica generale sono lì.
tutti i migliori lì a giocarsi la classifica generale, a giocarsi i piazzamenti, a vedere se riescono a riportarsi su questi tre. Ma ancora Emanuele Sella, sempre lui davanti, l'abbiamo visto negli ultimi chilometri fare l'andatura con il suo classico ciondolare sulla sella. Più elegante l'azione di Roman Kreuziger, però Sella è molto efficace, e grande Jaroslav Popovic, che tra l'altro, ecco qua, proprio le Dolomiti di Brenta, e intanto lo scatto ancora di Ardila Cano, che prova a vedere se riesce a riportarsi in solitaria sui tre, con Niemetz a scandire il tempo del gruppetto dei migliori, ed è preziosissimo Niemetz per Michele Scarponi. Niente da fare, Niemetz va a raggiungere sia Pozzovivo che Ardila Cano, e ora si porta in testa al gruppo all'inseguimento del terzetto di testa. Terzetto di testa che comincia a crederci, comincia a capire che ha effettivamente la possibilità di concretizzare questa lunga fuga. Ora arriva la Lavagna, riferimento tecnico, 1 minuto e 20, il loro vantaggio, quindi c'è margine, c'è spazio per andarsi a giocare questa tappa, non più naturalmente quando siamo a meno 3, per andare alla conquista della maglia fucsia, perché Kieselowski, Roman Kreuziger, ricordiamolo, ha un vantaggio, ha un ritardo da Michele Scarponi di 3 minuti. Intanto vedo anche Ruano dell'Androni in coda a questo gruppo, che comprende anche Tiago Machado, eccolo qua inquadrato, il corridore della Radio Shack, e c'è anche Thomas Fauclair, il francese Steve Morabito della BMC. Allora, altro aggiornamento da Radio Corsa, perché quella tabella probabilmente aveva l'aggiornamento ai 4 km che noi vi abbiamo dato, di 1 minuto e 20, perché adesso il ritardo di questo gruppetto nei confronti dei primi tre è di 58 secondi. Vedi che sotto la spinta del polacco Niemetz, veramente uno scalatore con i fiocchi, anche questo corridore, spalla preziosa di Michele Scarponi, sotto la spinta del polacco si è ridotto notevolmente il vantaggio dei tre. Ora dovranno veramente insistere e soffrire per tentare di andarsi a giocare la vittoria, perché il gruppo potrebbe rientrare. Allora, tre davanti e poi a 58 secondi questo gruppo di 12 corridori, adesso è passato davanti Roman Kreuziger, 12 corridori, Scarponi, Niemetz della Lampre, Masciarelli e Kieselowski della Stana, Machado della BMC, poi Fauclair della Europcar, Duarte della Geo, Ruano dell'Androni, Pozzovivo della Colnago, Ardila Cano della Colombia Espasión e Luca Ascani della D'Angelo e Antenucci. Questi 12 corridori, quando mancano ormai meno di 3 km, saremo a 2 km e 400 metri dalla vetta e dal traguardo di Madonna di Campiglio, è ripassato davanti ancora Emanuele Sella a spingere. Popovic negli ultimi chilometri l'abbiamo visto sempre stare dietro a ruota a seguire il passo degli altri due. Sì, è il più stanco l'ucraino, Jaroslav Popovic è il più stanco dei tre. Emanuele Sella, con la sua classica andatura, sta con generosità cercando di proporsi nel massimo sforzo, molto più elegante la pedalata di Roman Kreuziger, che tra l'altro sta salendo con un rapporto più impegnativo rispetto al vicentino. Possono sfruttare i tre di testa il fatto che negli ultimi due chilometri questa salita spiana un po', non c'è una pendenza che supera di poco il 2% proprio negli ultimi due chilometri, quindi avranno la possibilità di rilanciare l'azione. Tra l'altro abbiamo visto proprio dall'inquadratura precedente che non si vedeva ancora il gruppetto comparire al tornante dietro, quindi mantengono un buon vantaggio. E qua inquadrato è sempre Niemetz a fare l'andatura, con Scarponi che non molla di un centimetro la ruota del compagno di squadra, e Duarte, così come era accaduto ieri, cosa che forse ha indispettito anche un po' Michele Scarponi, non molla di un centimetro la ruota dell'Aquila di Filotrano. Kieselowski a ruota di Duarte e poi tutti gli altri. Bella Machado, che è il concorrente più pericoloso per Michele Scarponi, mi sembra un po' in difficoltà quest'oggi. Michele Scarponi sta facendo una carrellata, si gira, si volta per capire le condizioni dei propri avversari e si avvicina proprio a Tiago Machado, il portoghese, si pone alla sua ruota. Sa che è l'unico che può impensierirlo e quindi giustamente si mette alla sua ruota. Controllo totale di Michele Scarponi nei confronti di Machado per andare a vincere questa 35esima edizione del Giro del Trentino. Mentre più si pedala, più si va su in questa salita, più hanno la convinzione di poter arrivare a giocarsi la vittoria di tappa Emanuele Selle, Roman Kreuziger e Jaroslav Popovic. Gli viene segnalato adesso dalla scorta tecnica
il loro vantaggio nei confronti del gruppo, e deve essere una bella notizia perché abbiamo visto che si è subito rianimato all'azione di Emanuele Sella. A volte la testa è importante quanto il fisico in queste occasioni. Assolutamente, soprattutto in questi finali, quando la stanchezza si fa sentire dopo tanti chilometri di tappa, e soprattutto per i primi tre dopo tanti chilometri di fuga. Continua l'azione, l'inseguimento di Niemez, che veramente si sta comportando in modo notevole, sensazionale l'apporto che questo ragazzo, questo polacco, sta dando al capitano Michele Scarponi, mentre davanti stanno entrando a Madonna di Campiglio e Kreuziger, a questo punto, che prende in mano la situazione. Io credo, Silvio, non so se erro, che dovremmo aver passato i 2 chilometri al traguardo di Madonna di Campiglio. Eccolo lì, vediamo se questo è il cartello dei 2 chilometri, perché come tempistica dovremmo essere. Ed ecco qua, proprio puntuale, detto fatto, 2 chilometri al traguardo. Quindi adesso, come dicevi te, Silvio, la strada non è così pendente come prima. Esatto, pendenza intorno al 2%, infatti abbiamo visto anche Jaroslav Popovic, mentre 2 chilometri anche per il gruppo inseguitore. Jaroslav Popovic, che era stato sempre a ruota negli ultimi chilometri, anche lui ha la forza di andare davanti a dare il proprio contributo, appunto perché la strada spiana. Vediamo che i corridori hanno tutti il 53, quindi un rapporto molto lungo, appunto perché la pendenza non supera il 2%. 35 i secondi in forma radio corsa di vantaggio di questi tre nei confronti dei 12 inseguitori, tra cui è il leader di questo Giro del Trentino, Michele Scarponi. E adesso vediamo Roman Kreuziger passare davanti, iniziano a guardarsi un po' di più fra di loro negli occhi rispetto a quanto non abbiamo fatto per tanti tanti chilometri. Sono usciti al 22esimo chilometro questi tre, e ricordiamolo, erano in compagnia di altri due corridori, Montaguti e Bissioso, che non ce l'hanno fatta sulle rampe della Val Rendena, e adesso arrivano nel centro abitato di Madonna Campiglio, tunnel, poi svolta a destra proprio verso il centro di Madonna di Campiglio. Popovic davanti al terzetto, mentre qua sempre il lavoro straordinario di Niemez con Michele Scarponi alla sua ruota, e Luca Scani, che ha battezzato la ruota di Michele Scarponi. Sulla carta la vittoria dovrebbero giocarsela mentre stanno transitando all'ultimo chilometro Kreuziger e Popovic, che sono nettamente più veloci di Emanuele Sella, ma in questi finali, dopo una tappa così impegnativa, contano soprattutto le forze che ti sono rimaste. Quindi auguriamoci in un miracolo del vicentino, di Emanuele Sella, che potrebbe portare la prima vittoria di tappa in questo Giro del Trentino per gli italiani. Intanto importantissimo rilevamento cronometrico, 28 secondi il vantaggio, e qua si scatena la bagarre. Parte Steve Morabito, ma questa è lotta per il piazzamento a questo punto, lotta per il piazzamento e lotta per difendere le posizioni in generale, ma la tappa si sta giocando tra questi tre corridori, Popovic, Emanuele Sella e Roman Kreuziger. Guardate Emanuele Sella che si volta per controllare la situazione dietro di lui, si alza sui pedali Roman Kreuziger, Sella davanti, Kreuziger dietro, e parte in questo momento Jaroslav Popovic a 500 metri, prova a prendere in contropiede i suoi due compagni di fuga, l'ucraino. Allora l'ucraino davanti, Sella a ricucire al suo inseguimento, e poi Roman Kreuziger, ancora un vantaggio di qualche metro, ma riesce a recuperare Emanuele Sella. E a questo punto Roman Kreuziger di slancio va ad affiancare Emanuele Sella, si porta in testa il corridore ceco, poi Sella non ne ha più, Popovic, è un duello tra Kreuziger e Sella, Kreuziger davanti, Sella dietro, Kreuziger, Sella, Roman Kreuziger, palla a spalla, Roman Kreuziger va a vincere con Emanuele Sella. Grande volata per Emanuele Sella, non ce l'ha fatta per un non nulla, sfinito Jaroslav Popovic terzo. Andiamo a vedere la volata del gruppo dei migliori. Machado si sta lanciando alla ricerca di un piazzamento, sembra Thomas Vauclair avere la forza di andare a conquistare la quarta piazza, ed è appunto il campione di Francia in quarta posizione, Machado in quinta, alla sua ruota Michele Scarponi, che vince a questo punto ufficialmente la 35esima edizione del Giro del Trentino. Abbiamo visto quindi arrivare i migliori tutti insieme, ed ecco qua il vincitore del Giro del Trentino, Michele Scarponi.
Bel biglietto da visita da presentare per lui al Giro d'Italia. Qua rivediamo forse una delle più belle volate fatte da Emanuele Sella in carriera. Sì, forse una delle più belle volate che purtroppo non gli ha valso la vittoria, non gli è valsa la vittoria, ha commesso un errore, se posso, non vorrei sembrare cattivo con lui, si è portato troppo in fretta su Popovic, ha chiuso, si è fermato e si è fatto sorprendere nuovamente da Kreuz, che non è più riuscito a rimontarlo. Con questa volata Emanuele Sella ha dimostrato che aveva qualcosa in più dei due avversari. Se avesse corso con un po' più, dal punto di vista tattico, di attenzione, probabilmente avrebbe potuto conquistare la vittoria. E qua rivediamo Kreuziger che praticamente costruisce la sua vittoria nei 200 metri finali, quando passa di slancio Popovic e ha un metro di vantaggio per Sella, che poi è riuscito a recuperare ma non abbastanza. Tra l'altro abbiamo visto arrivare anche sul traguardo Pirazzi, quindi Pirazzi della Colnago difende la sua maglia bianca da miglior giovane del Giro del Trentino, e a questo punto Kreuziger è oltre il vincitore di tappa anche il vincitore della maglia verde dei Gran Premi della Montagna, maglia fucsia che rimane incollata a Michele Scarponi, che va a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro del Giro del Trentino, e la maglia azzurra, adesso faremo i calcoli, ma dovrebbe essere Montaguti della Ageo d'Auxerre, il ragazzo romagnolo di Mendola, ad aver vinto la maglia dei traguardi volanti. Intanto qua dalla soggettiva del nostro monto operatore la volata finale con Popovic, che a quel punto non ne ha più. Allora andiamo a sentire i protagonisti di questa tappa del Giro del Trentino, Scarponi e Roman Kreuziger.